Il rintocco della campana ha dato inizio al nuovo anno lionistico del club di Rovigo, alla presenza dei rappresentanti del comune e della provincia. Si sono aperte così le porte di Palazzo Angeli, a Rovigo, che è stato scelto quale cornice ideale dell'evento. Il presidente dei Lions Rovigini, Ruggero Zambon, ha presentato il programma dell'associazione con prospettiva triennale e caratterizzato dall'attenzione ai giovani e al territorio. Alla giornata ha preso parte anche l'architetto Ettore Vio, progettista del restauro del palazzo più affrescato di Rovigo. I Lions hanno potuto partecipare alla visita guidata al palazzo grazie all'accompagnamento di Cristian Peluso, architetto della ditta Opra Costruzioni, che ha realizzato il restauro, e di Chiara Tosini, referente FAI, che ha anche presentato un breve ma interessante spaccato della vita quotidiana della realtà ottocentesca rodigina in cui viveva il conte Domenico Angeli, proprietario del palazzo prima della sua donazione al comune di Rovigo, passato alla storia anche per la sua generosità verso poveri e bisognosi.